Secondo il sindaco di New York, Michael Bloomberg, è stata la tempesta del secolo. Nella Grande Mela, nonostante il peggio sembri sia passato, le linee della metropolitana e i tunnel cittadini, completamente allagati, resteranno chiuse ancora 4-5 giorni. Sale il bilancio complessivo delle vittime di Sandy, che al momento sarebbero circa 50. Oltre 8 i milioni di americani ancora al buio. New Jersey praticamente in ginocchio. Atlantic City è stata completamente devastata. Nello stesso stato, altre città, dopo il cedimento di una diga, sono del tutto sommerse. Secondo le prime stime, dovrebbero ammontare a circa 50 miliardi di dollari i danni provocati dal ciclone. Buongiorno e bentrovati con l'informazione di Unica Channel. Restiamo in tema maltempo. Nuova allerta, infatti, della Protezione Civile per una nuova perturbazione in arrivo nelle prossime ore su tutta la nostra penisola. Si prevedono piogge e temporali molto intensi su tutto il nostro paese. I fenomeni, avverte la Protezione Civile, potrebbero determinare criticità idrogeologiche e idrauliche molto significative, soprattutto al centro-sud. Passiamo alla cronaca. Una guardia giurata di 55 anni ha ucciso la figlia 28enne e poi si è tolto la vita. È successo a Leporano, in provincia di Taranto. Secondo le prime ricostruzioni, la figlia sarebbe stata colpita mentre cercava di fermare il padre, intento a suicidarsi. Il 55enne da poco aveva scoperto di avere una grave malattia. Politica. Appello del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ai partiti, a cui chiede che si vada a scadenza naturale della legislatura e del settennato. C'è materia assai rilevante per l'impegno del Governo e del Parlamento. Siate responsabili e si vada a votare con una nuova legge elettorale, ha sottolineato il Capo dello Stato ieri al Quirinale. Fiat, Marchion rassicura tutti i dipendenti. Gli investimenti riprenderanno in Italia e coinvolgeranno tutti gli stabilimenti della Fiat. Lo ha detto l'amministratore delegato nel corso dell'incontro con i sindacati dei lavoratori. Fiat produrrà 17 nuovi modelli in Italia entro il 2016. Era l'ultima notizia, vi auguro un buon proseguimento di giornata.